Ma che bello, quanto sei chic! Sei bellissima! Lorenzo, cosa mi metto? Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera! Ho superato il test? Sono abbastanza... Bellissima, con questo Dusty Pink ti dona tantissimo. È tutta la settimana che ci penso, accomodati. Allora, conduttori, intanto complimenti per Pechino Express. Grazie. Bellissima edizione, tu perfetto. Va, mi diverte molto, è il mio programma, sin da quando ho fatto il concorrente mi ha cambiato molto. T'ha catturato. Sì, mi ha catturato, mi ha preso il cuore Pechino. Mi dà la possibilità di essere veramente me stesso al di là delle telecamere, proprio... Si vede, si un vede, altro si vede, Enzo. Celebriamo quasi 20 anni, insomma, ormai da conduttore e wedding planner. Cosa prevale dentro di te? Beh, sai che faccio fatica a capire cosa prevale di più. Sicuramente l'amore per la mia professione è immensa. È una cosa che mi prende quasi la totalità della vita. Non faccio più distinzione tra vita personale e quella professionale. Mi circonda anche di miei ex clienti che sono le mie più care amiche in questo momento. C'è la Roberta, per esempio, Annalisa, tantissime persone che mi circondano che ho sposato io 15 anni, 18 anni fa, 10 anni fa. E quindi sono veramente un tutt'uno, perché poi con queste... Grazie. Ho la fortuna di stare con loro in un momento meraviglioso della loro vita, no? Ho la fortuna di stare accanto quando si parla del matrimonio e l'evento con la E maiuscola, no? E quindi sono accanto a loro e quindi trascorriamo insieme dei momenti indimenticabili. E poi, anche molto intimi. Molto, molto. Sai che a volte mi dico delle cose che magari non hanno confidato al futuro marito, alla mamma, al papà. Mi chiamano proprio, c'è un bel rapporto, è una questione veramente di feeling, come diceva Mina. E io dico, se scatta questa cosa, visto che dobbiamo stare insieme almeno 12 mesi, perché l'organizzazione di un matrimonio così è abbastanza tanto dura? Almeno sì, poi tra la scelta della location, i preparativi, gli abiti e le cose, eccetera, stiamo insieme un mesetto, un annetto, quindi dobbiamo volerci per forza bene, deve scattare per forza e qualcosa. E ti devono dire di sì, Ti devono dire di sì. Bravo. Allora, a me ha colpito in questi giorni il fatto che sia uscita questa notizia dove in Italia sì, ci si continua a sposare ma per finta, cioè vanno di moda i non matrimoni, un picco del più 300% per i non matrimoni, quindi si rinuncia alla cerimonia vera e propria, alla liturgia, insomma al rito, però non si rinuncia alla festa. Alla festa, brava. E anche il matrimonio è cambiato tantissimo, anche la festa del matrimonio è cambiata molto. Ci sono delle case di produzione, mi hanno detto, come al cinema. Brava. Si parla proprio di wedding industry, proprio industria del matrimonio. Negli ultimi 20 anni si è passati dal vecchio concetto di banchetto di nozze, abito e bomboniera, che erano i tre capisaldi, no? Sui quali si fondava il matrimonio, a quello che è veramente il grande evento. Ci sono produzioni per la messa in scena di spettacoli, performance artistiche, scenografie pazzesche, tavole incredibili. Quindi, qual è il matrimonio perfetto? Cos'è che non deve assolutamente mancare? Beh, una bella domanda questa, io rispondo però sempre allo stesso modo, perché ne sono assolutamente convinto. Il matrimonio può essere perfetto solo se c'è un equilibrio tra i tantissimi ingredienti che ci sono all'interno di questo evento. Non ci può essere una cosa che viene, come dire, sottolineato, viene usata di più rispetto armonia. A un'altra. Ci deve essere armonia, equilibrio. Io non mi posso ricordare del matrimonio solo perché ho mangiato bene. Io mi devo ricordare di quel matrimonio perché ho mangiato bene, ma perché ho visto belle cose, ho ascoltato bella musica, sono stato con bella gente, ho fatto delle belle connection, cioè i sensi devono essere coinvolti tutti. Allora, tu adesso, tra un attimo, ci insegnerai cosa è chic e cosa è shock nei matrimoni, cioè cosa proprio non si deve fare. Ce le sono. Cosa invece è molto chic ed è auspicabile. Pronto, devi rispondere velocemente. Ah, va bene, okay. Senza pensarci. Ci sei, Elisabetta? Vai con la musica. La marcia nuziale di Mendelssohn. Chic, senza tempo. Arrivare in carrozza. Shock. A meno che non hai una corona sulla testa. Allora va bene. Allora sì. La serenata. La serenata, sì, mi piacciono le tradizioni. Ti saresti aspettata il contrario, ma siccome io sono un uomo del sud e mi piacciono le tradizioni, le serenate ben vengano. Regalare busta con soldi. Terribile, sta roba, soprattutto mettere il conto corrente nei siti oppure negli inviti, per l'amor del cielo, un filo di buon gusto. I fuochi d'artificio. So, nel senso che se dobbiamo fare i fuochi d'artificio facciamo senza i botti, facciamo solamente, coloriamo il cielo d'oro, d'argento e di colori, senza per forza fare la festa ai piedi grotta. Ecco. Non pacchiani. Ecco, insomma. Non pacchiani. Legare lattine al veicolo degli sposi.
No, no, assolutamente. Quando partono la sera può essere simpatico, però non quando escono dalla chiesa, ma cioè quando escono dalla chiesa ci vuole ancora un po' di sobrietà. Poi quando partono per il viaggio di nozze la sera, di notte potrebbe essere carino. Di notte. Lo spumante. No, questo è veramente cippissimo, ragazzi, queste robe che vanno con lo spumante ad annaffiare tutti gli ospiti. Succede. Succede di solito quando lo sposo ha bevuto qualche bicchierino di troppo. E vuole già dimenticare. Vuole già dimenticare, quindi fa la doccia a tutti. Sollevare gli sposi. Beh, anche questo fa parte un po' delle tradizioni. Ci sono delle culture in cui è proprio, come dire, necessario, è proprio da tradizione sollevare gli sposi e fargli fare un ballo insieme a tutti gli ospiti. Quindi dipende dal posto in cui sono. Poi io ho la fortuna di lavorare in tutta Italia, di carpire un po', certo, gli usi, i costumi, le tradizioni, quello che si fa e quello che non si fa. Quindi a volte mi piace proprio mantenerle. L'open bar. Tassativo, rigorosamente sì. Ragazzi, open bar e buona musica sono gli ingredienti adesso per il successo di un matrimonio, quindi sì. Ok. Chiedere quello, quella, chi è? No. Quello chi è? No, bisogna fare attenzione perché ci possono essere gli imbucati. Matrimonio è pieno di gli imbucati ai matrimoni. Ma sa che c'è chi lo fa per mestiere? No. Vabbè. Fare l'imbucato al matrimonio è una professione, tu hai sempre qualcuno che devi buttare fuori, perché noi, vabbè, noi siamo abbastanza rigidi, abbiamo le liste degli invitati, sappiamo tutto, e appena vediamo qualcosa che non fila, immediatamente chiediamo ai parenti più prossimi, ai genitori degli sposi o agli sposi stessi e accompagniamo gente. Ma molto spesso non te ne accorgi subito finché non passi a tavola, quindi durante l'aperitivo questi fanno in tempo ad intrufolarsi e farsi a mangiare al buffet dell'aperitivo, hai capito? Il karaoke? Al matrimonio no, il karaoke, vi prego, dai, no. Tagliare la cravatta allo sposo. No! Anche questo, però, ci sono dei paesi in cui... Ve la spiego questa. Allora, ci sono dei paesi, soprattutto in certi posti della Campania, anche in Sicilia, mi è capitato che fa parte della tradizione, guai non farlo, nel senso, scusatemi, mi sono dimenticato di spegnere il telefono, guai non farlo, quindi bisogna prendere sta cravatta, tagliarla a pezzi e tutti gli ospiti devono prenderne un pezzo dietro il versamento. Beh, è una cravatta economica. Sì, bisogna prendere una di lì, a latere, insomma, non quella lì del matrimonio. Le foto posate, chic o shock? Shock. Le foto, bisogna fare un reportage fotografico. E mi dai l'occasione, cara Francesca, per dire una cosa molto importante: non risparmiate sui fotografi, perché quello che vi resta è sono le foto e il video. Io posso organizzare il più bel matrimonio, ma alla fine, se abbiamo sbagliato il fotografo, non abbiamo un bel reportage fotografico. Quindi un bel reportage, un fotografo che sappia cogliere le emozioni senza mettermi in posa. Fare un'unica grande tavolata. Assolutamente sì, i tavoli imperiali io li adoro. C'è però bisogna fare attenzione, non troppo lunghi, diciamo che l'ideale sono di una quarantina di persone, 40-50 persone, se non ci stanno tutti, ovviamente, perché abbiamo più ospiti, quindi facciamo un tavolo imperiale per gli sposi e gli amici più prossimi e tutti gli altri ospiti intorno su tavoli. Bello, bella, bella questa soluzione. Rotondi. Cambiarsi d'abito per ballare. Ci sta, dopo il taglio della torta, io dico sempre, ragazzi, cercate di arrivare almeno al taglio della torta, perfette, quindi rifacciamo un attimo il trucco, capelli, eccetera, tagliamo la torta, dopodiché succeda quel che succede, anch'io ripongo un po' le armi, nel senso, sì, che a quel punto divertiamoci tutti. Balli anche tu? Dipende, devo supervisionare. Il bouquet multicolor. Allora, non mescoliamo mai il bouquet della sposa, è una roba seria, è l'accessorio per eccellenza, quindi è quello che completa l'outfit, va scelto in base alle proporzioni dell'abito, alla silhouette della sposa, allo stile del matrimonio, eccetera. Non facciamo un fritto misto, nel senso che mescolare più di 3 fiori è già cosa piuttosto difficile. Giocare anche con i colori, bisogna essere super allenato, quindi dei fioristi, dei flower designer molto allenati. Scegliete 3 nuance se non siete per il total white. Io sono un po' tradizionalista, benché mi è capitato di fare anche bouquet colorati, però preferisco il total white. Consigli da accettare: diadema per la sposa. Solo se è di famiglia, per favore. Quindi non la coroncina di Barbie, per esempio. Cappello mezzato o al cilindro per lo sposo. Allora, se indossa il morning dress, ossia il tight, che è l'abito per eccellenza per lo sposo, quindi se ci si sposa al mattino, la tuba è d'obbligo, tuba e guanti sono fondamentali, però non è che ti devi sposare di pomeriggio e ti metti il morning dress che si chiama abito da giorno perché ti devi sposare al mattino. Ecco, c'è una grande confusione nel guardaroba da cerimonia, quindi il tight, che dovrebbe essere quello
per eccellenza, perché ci si dovrebbe sposare entro le ore 12, cioè le cerimonie. Ah sì, prima, dopo le 12 porta male. Non porta male, ma non ti puoi mettere più il tight, capito? Ok, ho capito. Devi mettersi un abito normale. Il total black per le invitate. No. Il nero non è un colore da matrimoni. Sorbetto di limone a metà pranzo? No, ne fa anni 80. Anni 80. Anni 80. Lancio del bouquet? Il lancio del bouquet, sì, questa è una tradizione fondamentale. C'è chi lo lancia e chi lo dona direttamente, perché magari tra le sue amiche c'è sempre la zitella, quella lì un po' più sfortunata, quella lì che si spera che si possa sposare il prima possibile, quindi la sposa glielo porta direttamente. Perché non lo beccherà mai. Lancio del riso. Lancio del riso, anche questo benaugurante, fuori dalla chiesa, insieme a pochissimo riso e molti petali. Com'è chic. Pochissimo riso, molto bello. Chiedere, e tu quando ti sposi, è chic o shock? No, mai, ragazzi. È una domanda che soprattutto alle donne non si fa mai. Mai. Quindi io non te lo posso chiedere. Ma io tu ti sposerai mai. Allora, ascolta, no, di solito si chiede alle spose, però... No, non lo so, magari un giorno sì. Io ho detto sempre di no fino adesso. Se trovi il partner giusto. Se trovo... E poi te lo organizzi da solo il matrimonio. No. Ah, io ho una squadra di preziosissimi collaboratori. Chiederò a loro di organizzarmi. Ma dimmi una cosa, è mai successo che per l'organizzazione del matrimonio i futuri sposi poi litigassero al punto tale che poi non ci fosse... punto di non ritorno. Certo. Purtroppo, ti sono lasciati? Cara Francesca, sì, un sacco di... Io ho cercato di rimediare, perché se ti si mollano a 10 giorni dal matrimonio, a un mese dal matrimonio, quando è tutto pronto, quando la produzione appunto è confezionata, è un vero disastro. È successo spesso, è successo ancora di più negli ultimi 3 anni, durante il Covid, è successo veramente, un sacco di coppie sono scoppiate, pertanto qualcuno l'abbiamo ripresa e qualcuno invece... C'è qualcuno che è tornata con una nuova fidanzata, per esempio. E ha tenuto tutta la produzione abbiamo precedente? Tenuto, beh, no, abbiamo cambiato un po' di cose perché quell'altro non ne voleva sapere. Allora, è qualcuno che non si presentasse all'altare proprio il giorno stesso? Allora, hanno cercato, ma io sono andato ad acchiapparlo. C'era uno sposo in Toscana, mi ricordo questo matrimonio una 15ina d'anni fa, questo sposo che a un certo punto non sapevamo dove fosse finito. Io avevo la sposa in questa bellissima, una sposa bellissima, meravigliosa, con un abito strepitoso, pronta lì che stava arrivando in chiesa. Dico, fermi tutti, ma io non ho lo sposo. Dov'è lo sposo? Se la stava dando a gambe? Allora, sì, siamo andati ad acchiapparlo. Diciamo che aveva fatto una serata un po' particolare, quella precedente, ci voleva ripensare, ho detto... Ti prendo con le orecchie, l'ho portato sull'altare. Bene. Poi ti puoi lasciare il giorno dopo, ma non mi rovinare il lavoro. Ma intanto facciamo il matrimonio. Allora, visto che il tuo matrimonio ancora non arriva e chissà quando arriverà, noi abbiamo immaginato altre possibilità, altri inviti da rivolgere per altri tipi di occasioni. Quindi il primo invito, vediamo a chi potresti rivolgerlo e come completeresti poi tu la frase. Cara mamma Anna Maria, vorrei tanto che tu partecipassi insieme a me a... Beh, in realtà io con Anna Maria mi sento un po' in colpa, perché sono quello che dedica pochissimo tempo alla famiglia e mia mamma soprattutto, quindi qualsiasi cosa, mia mamma vorrebbe che noi stessimo un po' più tempo insieme, che trascorressimo semplicemente il tempo insieme, non è importante dove, ok, ovunque, anche in casa, l'importante è stare insieme, e questa è una cosa che mi manca proprio, manca molto anche a me. Lei non me lo fa pesare, non me lo fa pesare, perché sa che sono in giro per il lavoro eccetera, però so che quello che le manca di più è trascorrere un po' di tempo insieme. Per fortuna ho i miei fratelli che cercano di mettere delle pezze. Venerdì è stato il suo compleanno, e venerdì prossimo sarà il mio, quindi noi abbiamo esattamente 20 anni e una settimana di differenza. Quindi... E ti ha avuto presto. Sì, molto presto. Vediamo la foto di Enzo bambino, Elisabetta, me la mandi, perché era già elegantissimo. Eccolo lì, un girerino. Che bello, questo è il mio primo compleanno, esattamente 51 anni fa. Portati alla grande. Altro invito. Ero anche abbastanza pacioccone. Vediamo l'altro invito. Cari fan, quest'estate vi invito tutti a... Beh, per i fan che sono tantissimi, devo dire che ho la fortuna di avere un fan club, se lo possiamo chiamare così, trasversale, dalle nonne ai bambini. Bello. E quindi li vorrei invitare tutti quanti insieme a me quest'estate, gli farò avere le date, in giro per l'Italia, dove presenterò il mio ultimo lavoro.
Ora vediamo la copertina, perché a Enzo bisogna dire sempre sì, attenzione, ditemi sempre di sì. Ecco il mio viaggio tra ricordi e bellezza. È il mio prossimo libro, uscirà tra qualche giorno a maggio, e sai che sono molto legato a questo libro. È autobiografico? Si parla molto della mia vita, ma soprattutto si parla da come ho iniziato, perché tanti tuoi colleghi, tante giornaliste mi hanno sempre chiesto: ma come hai iniziato a fare questo lavoro? Sì. No? E io un po' superficialmente, devo dire, ho sempre detto per caso, ma poi riflettendoci ho detto ma forse non è proprio così per caso, forse perché sono nato in quella famiglia, perché sono un uomo che è nato a Napoli, dove a Napoli c'è una tradizione molto forte sul matrimonio, certo. Perché ho vissuto quell'infanzia con i miei zii, con i miei parenti, i miei nonni. E forse anche per questo io poi alla fine ho fatto questo lavoro. C'è stato un matrimonio forse che da ragazzo, da bambino, ti ha colpito e ti ha catturato? Ma assolutamente sì, è quello proprio che ho descritto in questo libro. Ah, ecco, vedi? Le mie cugine, di qualche anno più grande di me, quindi ero ragazzino, bambino, eccetera, e loro si sposavano. E quando è iniziato questa tradizione del matrimonio a entrare anche nella nostra famiglia, altro che Natale, altro che vacanze di Ferragosto, il matrimonio era una cosa bellissima, ti si illuminavano gli occhi solo alla parola matrimonio, quindi si tiravano le case a lucido e si puliva l'argenteria, c'era gente che arrivava tutte le sere a portare un dono, quindi le tavole sempre imbandite, era proprio la festa. Ed è probabilmente per questo che io poi alla fine ho deciso, sarà stato anche un caso, ma quello che ho vissuto da bambino me lo sto portando tuttora. Però tu sei sorridente, hai uno stile elegantissimo, tutto tuo, ma quando sei apparso in TV proprio per occuparti di moda e di stile, eri molto severo. Non so se più autorevole o autoritario alle volte, forse anche un pochino spigoloso. Ma sì, è vero. In realtà lo sono ancora, c'è una parte del Miccio che non posso non riconoscere più, perché credo che ci sia un codice di eleganza, di comportamento, di educazione che vada rispettato sempre, anche se poi il concetto della moda negli ultimi anni si è molto evoluto, e io non voglio certo rimanere indietro. Sono contento che questo lavoro che è stato intrapreso dalle grandi case di moda, di come dire, portare in strada quello che prima probabilmente si fermava solo sulle le passerelle, è un grande passo avanti. Finalmente le persone non vengono etichettate per come si vestono. E quindi anche tu ti sei ammorbidito? Anche io mi sono ammorbidito, forse anche un po' per l'età, perché ormai ho la mia età, anche io mi sono ammorbidito. C'era qualcuno che due geni dell'imitazione ti ha restituiti a noi così, in questa veste. Chissà se ti faceva sorridere oppure no, vediamo. Cara Carla, oggi aiutiamo Stefano, età indefinibile, cassiere di Massa Carrà. Facciamolo entrare, Stefano. Stefano, ho i brividi. Come vedi, Carla, Anna è più di là che di qua, ma non demorde, vero? Forza, Anna. Questa è una schifezza, questa è una schifezza. E tu sei un po'? Postino. Poveraccio. Guarda il manichino in plexi e apprezza il suo stile, almeno lui ha la dignità di essere trasparente. Allora ricorda, Stefano, nel tuo guardaroba non può mancare le chaquet Buron Bidet Gérard Depardieu del Waka Waka. E cioè? La camicia analfabeta. Un frangin de feu s'élevé. Cioè? Cotone. Questo per esempio è Fran de Basson de Defazzaitante cia cia cia. Non lo conosco. Lino, Anna. Perfetta per l'aperitivo. Sì, in Kazakistan. Ma che matto, ti inventi anche le parole. Manca qualcosa. Il buon gusto. Lo metto insieme, dai. Uno, due, tre, chic. È il momento di far entrare il nuovo Stefano. Guarda la differenza tra prima e dopo. Oh, amore. La nuova Anna. Oh, ma non ti vergogni? Guarda, quando ho visto questa parodia, innanzitutto ero onorato di essere oggetto di una parodia, ma come ti vesti è stata una parte della mia carriera professionale, cioè per 12 anni sì. Ci siamo divertiti insieme a Carla, abbiamo gridato a tutta l'Italia come ti vesti, ma l'abbiamo fatto sempre con il sorriso, cercando sempre di lasciare un messaggio, non solo per essere caustici o per essere insomma poco gentili, ma per dire che si poteva far di meglio, ma questo l'abbiamo capito, sai. Si poteva far di meglio, ma soprattutto per te, voglio dire, certo. per le persone. Ma il tuo armadio invece, io
so che è molto pieno, no? Cioè tu hai un abito per ogni occasione. E a questo proposito, dato che dopo avremo una storia a cui tengo tantissimo, dove si parla di moda ma si parla anche di sostenibilità, da che parte cominciare? Che consiglio ci dai per avere uno stile personalissimo, alla moda ma sostenibile? Credo che bisogna innanzitutto costruirlo con gli anni. Tu devi avere un guardaroba che possa essere eternel, cioè senza una data di scadenza. Questo vale per gli uomini, per le donne. Devi avere i capisaldi che tu puoi utilizzare per qualsiasi occasione. Io non sono quello che, siccome deve andare ad un evento, ad un'occasione, eccetera, deve andarsi a comprare l'abito. Io ce l'ho già, perché è frutto di una costruzione che tu hai fatto nel corso degli anni. Quindi l'abito blu, l'abito da sera, l'abito casual, eccetera. Poi con la moda bisogna giocare. Bisogna improvvisare, bisogna azzardare. È quindi lì che tiri fuori quello che è la tua personalità, il tuo stile o quello che vuoi comunicare per te, di te. Perché la moda è un linguaggio non verbale e quindi attraverso quello che indossi tu puoi dire il tuo stato d'animo, puoi dire quello che sei o quello che vorresti sembrare agli occhi degli altri. Quindi è un mezzo strepitoso, bellissimo. Con Enzo Miccio, che vi dà un sacco di consigli sul vostro matrimonio, con il suo libro che vi farà anche emozionare e con il vostro armadio, ma seguite i suoi consigli. Grazie Enzo! Grazie!